a battere un po' in testa anche in attacco. Procida, step back, altro tiro da tre per la Fortitudo. Segna anche l'ex giocatore di Cantù, perché in questo momento la Fortitudo non si riesce ad arginare. Hernandez dal palleggio per Banks, che attacca verso sinistra, palleggio arresto ed errore, addirittura un airball questa volta per Banks. Poi qua c'è un'indecisione tra due giocatori di Trieste, il più lesto di tutti è Procida. Era ultima da sola in classifica. L'indecisione tra Fernandez ed Elia, il più veloce da Hernandez, è rientrata la difesa fortitudina. Doram con un furto riesce ad andare nell'altra metà campo, alza l'alley-oop per Procida. La difesa di Trieste come se fosse burro, mentre qua rivediamo la distrazione di Fernandez, furto di Doram, i liberi, più 22 fortitudo. Sbaglia il tiro Banks, tiro che va anche più vicino al bersaglio di quanto ci si sarebbe potuti attendere in quel caso. Procida sbaglia la tripla. È proprio questo a cui pensa Doram, che aspetta prima di toccare il pallone. Poi va da Procida, tiro rapido ma sbagliato, rimbalzo di Harabi. Si è rimasto al college solo per 3 anni e in uno di quei 3 anni abbia giocato solo metà stagione, quindi un record stabilito. Finta di tiro, palla in angolo da Procida che attacca Cavaliero. Poi Borra prova a girare attorno all'avversario, altri due e fanno 13. Poi rivediamo la palla dentro di Procida per Borra e l'ennesimo canestro di serata. Feldin dal palleggio per Haralabopoulos, la tripla del greco sbagliata, ma arriva Procida per chiudere in maniera definitiva la partita. Andiamo a rivedere la tripla dall'angolo sbagliata da Haralabopoulos. Decolla dalla pista 4 Gabriele Procida, che poi però non riesce a recuperarlo. Ultimi 2 secondi, Davis step back, stoppata la sua tripla da Procida. Scadono i 24 secondi ma gli arbitri correttamente lasciano proseguire il gioco. Procida da 3 per superare quota 80 e Davis per Fernandez, tripla sbagliata per il numero 4. Grossel gli chiude la strada, Davis riapre l'americano per Gudmundsson, extra pass per Procida che gliela restituisce, tanti metri per colpire da 3 e allora è davvero festa se segna anche da 3 Gudmundsson, così come diventano 31 quelli di vantaggio della Fortitudo. Errore di Cavaliero, 56 punti concessi a Trieste quest'anno. Tutte le volte in cui la Fortitudo aveva concesso più di 70 punti alle avversarie aveva perso. C'è spazio anche per i cori in direzione di Antimo Martino, tornato quest'anno sulla... Ora sbaglia il layup Doram, recupero ancora una volta di Gudmundsson che lancia Procida ancora una volta sopra il ferro e si potrebbe fare il 4 di Procida, 1 di Borra. E qua riapprezziamo tutta l'elevazione. Erano stati i 93 della trasferta a Brindisi, una partita in cui però la Fortitudo, nonostante il record di marcature stagionali, aveva perso, perché arriverà il referto rosa, come si diceva un tempo, arriverà la vittoria di 93 del Palapentasuglia, potrebbe intanto eguagliarlo con i 2 liberi di... E ora Lettone, mentre Benzing penetra, scarica, altro tiro per Procida che muove di nuovo la retina. E allora eccolo il record di punti stagionali della Chi. Venezia, cioè sia al massimo 94 qui a Bologna contro la Virtus, e quindi evidentemente l'aria di Bologna porta male alla squadra di Ciani, che oggi finta, scarica per Grajulis, Fernandez con l'ultimo tiro della partita che è sputato dal ferro, finisce qui un match dominato dalla Fortitudo Bologna.